fuori da una squadra di venditori aggressivi. Non mi è costato moltissimo, mi fa sparare un pochino e poi non tengo nel tempo. Costruire invece con valore una rete di risorse umane vuol dire veramente investire trasferendo i valori che l'azienda magari di generazione in generazione ha inteso trasferire dal nonno ai figli e ai nipoti, e questo magari dovrebbe arrivare anche ai commerciali, che poi sono la vita del motore che genera la linfa con la quale poi tutti gli apparati, anche quello legale, anche quello amministrativo, anche quello tecnico, si alimentano. Ecco, pensare che ho fatto questo lavoro anche sociologico, un po' filosofico qualche volta, nel costruire persone appassionate del prodotto, persone che abbiano un'etica, ma anche un'adeguata spinta commerciale, insomma un mix che non è facilissimo da avere e soprattutto che non è facile da trasferire a persone che magari si sentono dei puri commerciali. Vuol dire poi cercare di relazionarsi con clienti che in qualche modo sono allo stesso modo fidelizzati. E pensare che questo cliente per 10 anni ha comprato da me, mi ha pagato regolarmente, e poi a un certo punto smette di pagarmi regolarmente. E poi a un certo punto smette di pagarmi. E io fino a quando smette di pagarmi regolarmente continuo a fornirlo. Poi mi creo una coda, no? Cioè, quando avevo 10.000 euro da prendere, ho accettato che diventassero 15, e tanto ogni tanto io mandavo 5.000 euro di bonifico. Poi è diventato 20, poi è diventato 40, poi è diventato 100, e questo ogni tanto mi mandava 5, magari 7 o 8 di bonifico. E per paura di non prendere neanche quelli, continuavo a fornire. Questo magari si vergogna a dirmi quali sono le vere motivazioni per le quali fa fatica a pagarmi. Perché un motivo c'è. Un motivo c'è per forza. Alla nostra lettera legale, la risposta sarà una contestazione sulla qualità della fornitura. Cioè andiamo a spostare la dinamica da quelli che sono i veri bisogni, il vero bisogno mio di essere pagato perché la prestazione l'ho fatta, che è un diritto, scontato che è un diritto, ma io non ho mica bisogno che il giudice mi dica che ho diritto a recuperare il mio credito se già lo dice il contratto, cioè ne ho bisogno perché lo dice il nostro ordinamento che ne ho bisogno. Ma voglio dire, ti ho dato la merce, non l'hai contestata, me la devi pagare, mi hai dato anche un acconto? Cosa che devo fare? Decreto ingiuntivo? Atto di citazione? Appena ti arriva, ma non il decreto ingiuntivo, la lettera dall'avvocato, mi risponderà il tuo avvocato dicendo che la merce non andava bene, che era in ritardo, che una serie di cose. Cioè il dialogo si sposterà su una dinamica viziata nella verità. Cioè stiamo costruendo una verità viziale che nulla ha a che fare con la verità reale. Perché mentre io sto sparando sul mio cliente, sto contemporaneamente investendo nella ricerca di nuovi clienti. Perché un'azienda non si ferma mai. E perché invece non modificare un attimino il paradigma e dire, mentre io continuo a investire in ricerca di nuovi clienti, perché questo fa parte della vita di un'azienda, anziché sparare su quel cliente, cerco di fidelizzarlo in un momento in cui mi sta creando un problema. La metafora che nelle tecniche di comunicazione e negoziazione viene sempre raccontata è, adesso provo a rappresentarla, poi andiamo a vedere col discorso del recupero credito nei confronti del cliente che non paga e che mi ha pagato fino a un po' di tempo fa e poi adesso mi sembra che stia prendendo in giro. Allora, avete presente quei film dove l'FBI trova in banca un omone di 2,10 m con una pistola carica? Ha preso la bambina di 3 anni che era in banca con la nonna a fare un'operazione, l'ha presa in braccio, punta la pistola alla tempia e dice fermi tutti, adesso decido io. Il signore dell'FBI non gli dice butta giù la pistola o spara. Non fanno il blitz, è sicuro che lo ammazzeranno, ma è sicuro che lui ammazza la bambina. Guardiamo il film con un'ottica diversa, no? Cos'è che gli dirà? Fermati, stai tranquillo, cosa posso fare per te? Quando il nostro cliente fidelizza
organizzato, con cui abbiamo cenato, pranzato, ci ha invitato alla comunione della figlia, a un certo punto non ci paga più. E non ci paga con quel meccanismo che diciamo prima, cioè lentamente, accumulando un importo importante. Non ha avuto il rispetto di dircelo, ci ha preso in giro. Allora, noi siamo feriti e inevitabilmente infastiditi, arrabbiati, frustrati dal fatto che questo ce l'ha fatta a fregarci. E lui semplicemente, che in un territorio magari come questo, e l'ha sempre noto come una persona di grandi capacità, sta vivendo un momento di grandissima crisi interiore. L'azienda va male, non vuole farlo sapere, e noi magari siamo la prima spia che si accende, gli altri no, perché il grosso non riesce a pagarlo, ma tutti i piccoli, una voce, magari proprio quella dell'amico, cerco di governarla, tutti i piccoli, 2.000 euro, 3.000 euro, 5.000 euro, li pago tutti, perché sarebbero troppe voci vanno in giro a dire che non pago. E allora, vuol dire, se non pago uno a cui devo dare 50.000 euro, non ne pago 10, a cui devo dare 5.000, gestisco l'uno e 10 non vanno in giro a denigrare la mia immagine sul mercato. Ma qual è il vero motivo per cui non pago? Modificare il paradigma, dopo avergli fatto una telefonata evidentemente, dopo non avere avuto l'onore di ricevere una risposta alle nostre 10 telefonate e lui che vedeva i messaggini, cioè dopo un tentativo umano che inevitabilmente qualunque persona che ha avuto un rapporto avrà provato a fare, io a questo punto non ho altro che non fargli scrivere dall'avvocato, non fargli il decreto ingiuntivo, non minacciargli la causa, ma chiamarlo in mediazione. Ma perché chiamarlo, attenzione, nella mediazione che funziona? Io adesso sto escludendo quella mediazione, quella finta. Quella finta è una porcata e lasciamola fare a chi la vuole fare. E lasciamo andare anche avvocati, professionisti, privati cittadini che vogliono far fallire la mediazione a priori, dove le fanno fallire. Quel servizio esiste da 10 anni, è fatto male, ma probabilmente se buona parte della gente se ne serve perché sa che esiste di meglio, ma continua ad andare lì, è perché deve andare lì. Il problema è chi va lì non sapendo che esiste di meglio. Allora lì c'è un problema evidentemente da affrontare. Allora, il chiamarlo in mediazione, fa certo, ma con il nostro avvocato facciamo anche altro, con la premessa di prima, l'avvocato che sta sposando questa filosofia e che poi, avendola sposata, fidelizzerà quel cliente, perché anziché fargli un bellissimo decreto ingiuntivo e vincere una bella opposizione e poi arrivare alla fase esecutiva che quello è concordato,